Buongiorno a tutti e ben ritrovati su investire.biz, l'unico social network dedicato agli investimenti. Io mi presento, sono Riccardo Zago e mi occupo della sessione trading con Ichimoku, sessione che trovate all'interno della sezione formazione trading scorrendo la pagina, eccola qui, trading con Ichimoku, sessione che svolgo dalle ore 16 alle ore 17 il giovedì sera. Per chi fosse interessato, qui sotto un'intera sessione di esempio fatta qualche tempo fa per dare quindi spunto a tutte le persone che sono interessate. Per qualsiasi tipo di informazione, non esitate a scrivermi direttamente a me su Facebook Riccardo Zago oppure semplicemente mandando una mail a info@investire.biz. Benissimo, ora però passiamo all'aggiornamento, perché questo si tratta di un aggiornamento della sessione, quindi degli argomenti che abbiamo portato avanti giovedì scorso. Ci sono dei doverosi aggiornamenti da fare, la prima parte, quindi visibile a tutti, poi la seconda parte, ci saranno delle cose un po' più dettagliate, ma quella parte verrà inviata solamente agli abbonati. Bene, partiamo però subito sui grafici perché comunque abbiamo molte cose da vedere, partendo dal DAX. Allora sappiamo che ultimamente le cose stanno andando molto bene, almeno per quanto riguardano le mie sessioni. Stiamo facendo veramente molto bene, gli stop sono rari, ma comunque ci sono. E io non ho sicuramente il timore di mostrarli, anche perché dagli errori si impara e quindi riusciamo a capire magari quali sono stati i nostri errori. Ebbene, io sono andato a prendere uno stop sul DAX. Per quale motivo? Perché avevamo provato uno short da 13.155, me lo ricordo bene più o meno, insomma la posizione era quella, il prezzo è sceso con forza, avevo un target, primo target in area 12.900 dove sarei andato a tutelarmi. I prezzi sono scesi solamente di 150 punti, quindi fino a 13.000, poi sono tornati indietro. E quindi cosa è accaduto? È accaduto che siamo andati a prendere lo stop loss sul DAX. Lunedì mattina avevo spiegato come sarei andato a chiudere la posizione, ovviamente non facendo l'aggiornamento con Ichimoku, ma comunque la posizione era quella e quindi sono andato a chiudere il tutto vista la forza di inizio settimana, quindi di lunedì, quindi di ieri. Bene, ora cosa vediamo qui sul DAX? Quindi il prezzo è salito molto ed è uscito dalla nuvola e quindi da qui si aprono nuovi possibili studi rialzisti, che quindi poi andrò a fare nella seconda parte di questo video, proprio per andare a dare qualche spunto operativo molto interessante. Però andiamo avanti perché ci sono anche altri strumenti che stiamo analizzando e gestendo abbastanza bene, come ad esempio AUDNZD. Lo short su questo strumento è venuto proprio fuori da questa sessione e anche dal trading live, perché mi occupo anche del trading live, ma concentrandoci su Ichimoku, cosa abbiamo visto? Che dopo i 180 punti di target presi qui, 160-180 all'incirca, anzi per la precisione sono 200 perché avevamo aperto una posizione in area 1.107, ok? Quindi più o meno sono stati 200, ma questo poco importa perché ora il target era stato raggiunto. Detto questo, però abbiamo provato un ulteriore ribasso da questo livello, quindi anche tutte le persone che non mi seguono e quindi stanno guardando questo video gratuitamente, indico che già adesso, già su questo punto, insomma, ci sono dei livelli interessanti per operare al ribasso. Vi spiego velocemente perché poi passo al prossimo strumento perché ce ne sono abbastanza. Anche ODNZD deve essere approfondito nel dettaglio con nuovi target e quant'altro. Proprio per questo dedicherò la seconda parte del video a questo strumento. Ma ci troviamo comunque su una zona interessante e uno short da questi livelli è tutt'altro che sbagliato, almeno per quanto riguarda il mio metodo operativo. Precisamente io in realtà sono già dentro su uno studio di Ichimoku, ma anche su base tecnica, perché questo l'ho già spiegato anche al webinar del lunedì, insomma, l'analisi tecnica ci dice che qui c'è una interessante resistenza che sarà difficile da rompere al rialzo e quindi ho deciso di posizionarmi a ribasso. Ma anche Ichimoku ci dà delle informazioni. Abbiamo la linea Kijun che potrebbe funzionare da resistenza. Comunque io studio sempre il prezzo da vicino, quindi cerco di capire se funziona, se
se una determinata linea Kijun sta funzionando o meno in quel determinato periodo. Per ora comunque vediamo che ci offre l'informazione tecnica, quindi qui potrebbe starci una resistenza indicataci quindi dalla Kijun, ma poi lo vediamo anche occhio nudo, insomma questo livello è stato testato più e più volte prima di essere rotto con forza da questa candela. Bene, comunque il trend sembra che stiamo entrando in un nuovo trend ribassista anche più di ampio respiro, perché se allarghiamo il grafico notiamo come da tempo il trend era rialzista e adesso sembra voler cambiare. Non è ancora detto, ma noi nel frattempo stiamo già sfruttando una possibile grande occasione. Ovviamente la zona supportiva di 1.086-1.088.50 è molto importante. Questo lo vedremo nella seconda parte del video. Però andiamo avanti perché anche su AUD/JPY siamo in posizione. Siamo in posizione su AUD/JPY, ma come? In posizione a rialzo. Ebbene sì, perché giovedì abbiamo aperto questa operazione al rialzo. Avevo dato uno stop, se non ricordo male, alla chiusura dei prezzi al di sotto del livello qui di 86, 85, 95. Insomma, comunque, come sempre sapete, io ragiono in termini di chiusura della candela. Andiamo a prendere sempre questo time frame giornaliero. Abbiamo impostato un'operazione al rialzo, stiamo arrivando al primo target, anche se è molto vicino. E poi abbiamo i target successivi che sono già più interessanti. Sono già più interessanti, vedremo come comportarci. La cosa interessante qui, che cos'è? È anche l'analisi tecnica, perché dovete sapere, per tutte le persone che ancora non mi seguono, che all'interno delle mie sessioni, oltre allo studio approfondito nel dettaglio di Ichimoku, vado anche a studiare il mio piano tecnico, essendo un appassionato di analisi tecnica, anche di analisi di prezzo. Quindi andiamo a mettere un po' tutto insieme, basandoci però su Ichimoku, che è veramente uno strumento fantastico. Ebbene, anche qui notiamo questa rottura della trend line, vedremo ora se il prezzo prenderà direzionalità verso l'alto con questi target e vedremo se li raggiungerà. Andiamo a vedere un altro strumento su cui siamo attendisti, perché non sempre è corretto operare su tutti gli strumenti. Per quale motivo? Perché magari andiamo a operare per noia e quindi andiamo a fare delle operazioni che non hanno molto senso. E ad esempio, qui stavamo studiando un possibile short, però avevo detto attenzione perché qui lo short non ci sta ancora. Dobbiamo attendere il ritracciamento, la continuazione dell'impulso, quindi per ora non si fa niente. Detto questo, quindi qui siamo attendisti, è vero c'è stato un impulso ribassista, adesso bisogna capire se ci sarà questo ritracciamento oppure no. Per poi andare a sfruttare nuove occasioni ribassiste, ma è ancora prematura come cosa, è ancora prematuro analizzare Euro AUD con Ichimoku. Per anticipare il tutto e fare un'operatività completamente diversa, ho dato uno spunto operativo con analisi tecnica e studio del prezzo su questo strumento. Ma andiamo avanti con Ichimoku, visti gli argomenti numerosi che abbiamo di fronte, come ad esempio voglio anche farvi notare quando non andare ad operare, come ad esempio GBP USD. Qualcuno mi aveva chiesto: ma Riccardo, non è che possiamo operare al rialzo qui perché c'è stato un impulso, adesso ritracciamento, qui il prezzo me lo stavano chiedendo, è uscito dalla nuvola, io opererei al rialzo. Fate molta attenzione perché innanzitutto qui la linea Kikou era al di sotto del prezzo, chi ha seguito il corso lo sa bene, e poi comunque se andiamo a vedere un time frame più ampio, quindi sempre fare attenzione al time frame su cui operiamo, ma e quindi anche sul trend in generale. Com'è il trend qui? Io qui non vedo un trend ben definito sull'ampio, sul lungo termine. Qui abbiamo sì adesso un impulso e un ritracciamento, però insomma veniamo da una palese lateralità, quindi io per ora non opero su questo strumento, almeno fino a quando non romperemo la resistenza in area 1.36 barra 1.36.60. Bene, andiamo avanti con gli strumenti e chiudiamo più che altro con il gold. Poi sulla parte successiva andremo ad analizzare qualcosa di più dettagliato. Ma il gold che cosa ci dice? Che qui c'è stato un bell'impulso ribassista, che si è fermato in area 1240, supporto tecnico interessante, si è fermato con scusate, la discesa si è fermata. Ma in che modo? Guardate quando si è fermata cosa è accaduto? Candela di indecisione. Un bel pattern di inversione e i prezzi infatti stanno salendo, ma penso che continua ad essere un
cambio di trend di breve termine, perché nel prossimo periodo mi attendo una continuazione dei prezzi al ribasso. Fino a quando però? Beh, fino quindi altri 10-20 giorni, quindi non proprio nel lungo termine. Ma penso che questo sia un ritracciamento per magari poi portarci almeno fino a 1240, target finale 1210. Però anche questo lo vediamo nel dettaglio. Bene ragazzi, io ho concluso, spero di aver fatto un buon aggiornamento. Con questo auguro una buona giornata e un buon trading a tutti. Ci vediamo giovedì, per chi sarà interessato, alla sessione Trading con Ichimoku delle ore 16. Ciao e grazie a tutti.